Vado. Buona giornata a voi. Siamo sopra Piazza Costituzione. Ieri sera c'è stata una sfilata di maschere antiche anche e tradizionali ed anche della Rantantina. Che cosa, Denis Mura? Surse Sammamula da Seui, fra gli organizzatori di questa manifestazione. Allora, noi siamo lieti e felici di aver partecipato come organizzatori a questa manifestazione insieme appunto all'associazione Quadrifoglio Caralis e Camma e Venti che ci ha dato un grossissimo supporto. Ovviamente organizzare una manifestazione a Cagliari non è semplice perché ormai stiamo parlando di una città metropolitana che ha quasi un mezzo milione di abitanti. E noi siamo riusciti quindi a trovare questo locale a Sant'Anna, in cui appunto da un punto di vista logistico, ci ha dato una grossa mano perché comunque eravamo vicini a dove sarebbe svolta la manifestazione. Stiamo parlando di un circuito che va da Piazza Jenne e termina attraverso via Manno e via Garibaldi, proprio nella piazza Garibaldi dove si è svolta la manifestazione, che ha visto comunque un gruppo numeroso di maschere. Stiamo parlando di 120 persone, 6 gruppi esattamente. Noi abbiamo aperto la manifestazione e poi ovviamente la maschera locale di Cagliari, la Ratantina, ha chiuso e abbiamo insomma portato dietro una massa non indifferente di persone. C'erano, guarda, non voglio sparare i numeri, ma migliaia e migliaia di persone. La Rantantina, Cicci Marcialis, sicuramente la parte storica della Cagliari di Stampaccia, in particolare anche della parte del Carnevale. Hai partecipato alla manifestazione come spettatore, credo, no? Sì, ti dirò che è stata una buona manifestazione, mi ha anche entusiasmato vedere queste maschere tipiche per Cagliari, tipiche della Sardegna per Cagliari, appunto come diceva Deni, la maschera di Seui, la maschera di Neonelli, la maschera di Tempio, la maschera di Sigurd Donegala, per poi concludere con la Ratantina, che è quella che solitamente nel Carnevale Cagliaritano chiude la sfilata, per cui ti dirò che ho sentito anche dei commenti perché sulla via Manno tanti spettatori che erano lì a vedere soprattutto questo rito dell'uccisione del Surcu di Seui e non si aspettavano certamente una manifestazione del genere. Io direi che queste ben vengano a Cagliari perché sono interessanti, al di là che Cagliari abbia una tradizione su Carnevale Gasterdai.